Ciao a tutti, oggi vorrei parlarvi di una delle missioni spaziali più importanti degli ultimi anni, la missione Mars Science Laboratory. In particolare del rover di questa missione, il rover Curiosity. Curiosity ha le dimensioni di una piccola automobile e pesa all'incirca una tonnellata. Lanciato da Cape Canaveral il 26 novembre 2011 con il razzo Atlas V541, questo, è atterrato su Marte il 5 agosto 2012 nel cratere Gale, del quale parlerò meglio più avanti. La missione prevedeva l'atterraggio in una zona esterna del cratere per poi spostarsi nella montagna al centro, analizzando tutte le rocce che incontrava sul suo cammino. In questa missione gli ingegneri della NASA hanno dovuto affrontare numerose sfide mai incontrate prima, poiché non era mai stato lanciato un rover così grande e pesante, a partire dall'atterraggio. Nelle missioni precedenti, dopo aver rallentato grazie ad un paracadute, il rover cadeva protetto da una serie di airbag e, arrivato a terra, rimbalzava fino a fermarsi. Una volta fermo, veniva aperto il guscio nel quale si trovava e iniziava la missione. Il problema di questo metodo è che possono essere lanciati soltanto rover piccoli. Inoltre, non è molto preciso, quindi serve una grande distesa di terreno pianeggiante per atterrare in modo sicuro. Curiosity, essendo più grande e pesante dei suoi predecessori e dovendo atterrare vicino al bordo di un cratere, aveva bisogno di un metodo innovativo per atterrare in maniera molto più precisa e delicata. La sequenza di atterraggio del rover Curiosity inizia allo stesso modo. Il rover, in una capsula protetta da uno scudo termico, entra nell'atmosfera del pianeta alla velocità di 21.000 km orari. Rallenta per attrito tra aria e scudo termico fino alla velocità di 1.500 km orari. Durante questa fase, a differenza delle altre missioni, la traiettoria è mantenuta grazie a dei razzi che possono muovere la capsula in qualsiasi direzione, aumentandone di molto la precisione di atterraggio. Raggiunta la velocità di 1.500 km orari, viene aperto il paracadute che ne rallenta ulteriormente la discesa. A questo punto il sistema cambia. Una volta sganciato lo scudo termico, si attiva il modulo di discesa. Una volta arrivato all'altezza corretta e nel luogo corretto, cala tramite delle funi il rover fino a fargli toccare delicatamente terra. Appena arrivato a terra, vengono tagliate le funi e il modulo di discesa riparte, andandosi a schiantare lontano dal rover. Una volta giunto nel cratere Gale, la sua missione ha avuto inizio. Il luogo di atterraggio non è casuale, ma è molto interessante dal punto di vista scientifico. È composto da una conca di 150 km di diametro con una montagna nel centro. Curiosity è stato mandato lì per analizzare e studiare il suolo del cratere, che si pensa potesse essere migliaia di anni fa il fondo di un lago. Ebbene sì, su Marte c'era acqua. C'erano anche dei fiumi che hanno trasportato acqua e detriti e hanno lasciato un segno evidente del loro passaggio. E dove c'è acqua, c'è la possibilità che ci sia vita. Quindi ora, tra quelle rocce, potrebbe nascondersi la prova che c'è, o più probabilmente c'è stata, vita su un altro pianeta oltre alla Terra. Ora, non sto parlando di forme di vita come i classici marziani dei film, ma più come microbi, batteri o forme di vita simili. La vita, per come la conosciamo, per svilupparsi ha bisogno di una fonte di energia come il Sole, acqua allo stato liquido e dei composti organici basati sul carbonio. I primi due sappiamo che su Marte ci sono o ci sono stati, quindi Curiosity prende campioni dalle rocce marziane, li analizza per vedere se trova il terzo ingrediente, le molecole organiche. Passando a cose più tecniche, il rover è composto da un solido sistema di movimento. È dotato di 17 telecamere, di cui 13 videocamere per la navigazione, 4 camere scientifiche, 2 per catturare immagini 3D a colori, una per analisi spettrometriche e una per vedere da vicino i grani della roccia che analizza o per scattare dei bellissimi selfie. È dotato di un laser per polverizzare le rocce per poi analizzarne con lo spettrometro la composizione chimica. Ha due laboratori miniaturizzati interni per poter analizzare i campioni che preleva dal suolo. Uno esegue un'analisi a raggi X per identificare i minerali, l'altro ricerca la presenza di molecole organiche. Ha tre antenne per comunicare con la Terra. È dotato di un braccio con agganciati una serie di attrezzi come il trapano con sistema di raccoglimento della polvere, la camera per i selfie e il sistema di rimozione della polvere e dell'ossido per ripulire le rocce che analizza. Tutto questo è alimentato da una batteria nucleare al plutonio. Non questa. Questa. E non da pannelli solari come gli altri rover, perché questi possono ricoprirsi di polvere e smettere di fornire energia al rover. Parliamo ora dei risultati ottenuti dal rover durante questi anni di attività.
Il rover ha scattato le foto più belle mai ottenute del pianeta. Inoltre, analizzando i campioni, ha trovato tracce di sostanze come cloro, zolfo, acqua e argilla, confermando che il cratere fosse il fondo di un lago. Ha inoltre scoperto che l'acqua è rimasta sul pianeta per migliaia di anni, che è un tempo sufficiente per lo sviluppo della vita. Il 7 giugno 2018 la NASA ha annunciato la scoperta più grande di questa missione. Sono state rilevate molecole organiche complesse. Nel campione erano presenti significative tracce di carbonio, idrogeno e ossigeno. Questo potrebbe indicare che il pianeta abbia ospitato o ospiti ancora oggi la vita. Se vi piace questo argomento, vi invito ad andare a approfondirlo sul sito della NASA, nel quale potete trovare tutte le foto e i dati in tempo reale, oltre che a altre informazioni sulla missione e sulla sua storia. Vi ricordo anche di seguirci sulle nostre pagine social e sul sito per restare aggiornati sulle nostre attività e per vedere le prossime pillole. Per concludere, in questo momento in cui non possiamo uscire di casa, non possiamo vedere i nostri amici e parenti, ricordatevi questo: noi possiamo parlare con i social network, Curiosity invece tutti gli anni si canta tanti auguri da solo.